Oggi parleremo del miglior modo per venire in faccia alla tua ragazza senza nemmeno chiederglielo esplicitamente. Per farlo avrai bisogno del tuo affare, di un po' di voglia e soprattutto di un paio di tette di qualsiasi dimensione. E se anche tu vuoi diventare un vero torero, allora non dimenticarti di iscriverti al mio canale, attivare la campanella, seguirmi su Instagram, che è figo, e olè! Dalle basi, ma perché si chiama spagnola? Esistono due storie riguardo l'origine di tale pratica. La prima ha come protagonista Napoli. Vede nascere questa pratica a metà del Cinquecento, nei quartieri spagnoli. Pare che fosse un ingenuo accorgimento adottato dalle meretrici per evitare la diffusione del mal gallico, ovvero la sifilide. Quindi, anziché lavorare di patata, lavoravano di tette. La seconda storia, forse anche la più credibile, invece ha un richiamo un po' esotico. Difatti, in Italia si chiama spagnola, in Spagna si chiama cubana e pare addirittura che in Argentina si chiami turca. Tutto questo come a voler dimostrare che le straniere siano sempre molto più prosperose e vogliose. Il nome corretto sarebbe sesso intermammario. A me, se qualcuno mi dicesse: "Cara, oggi facciamo un po' di sesso intermammario", probabilmente rimarrei un po' turbata. Comunque tu la voglia chiamare, il mito da sfatare è quello secondo cui la spagnola sia praticabile solamente da ragazze prosperose. No, non è esattamente così. Difatti, l'attuare tale pratica sottintende che da parte dell'uomo ci sia un'eccitazione nell'interagire con il seno della ragazza, che a sua volta potrà aiutarsi con le mani, qualora le tette non bastino, come nel mio caso. Ma come si fa? Preparazione. Partiamo come sempre dalla lubrificazione, che sia saliva o un buon lubrificante. Mantenere la zona umida farà scivolare meglio il tutto, rendendo quel momento molto più eccitante. Oltre a questo, mi raccomando, ricordati sempre di avere a portata di mano qualche cuscino, che possa in qualche modo rendere più agevole le varie posizioni. E ovviamente ricordati di avere una ragazza lì davanti a te, ovviamente consenziente. Prima di vedere quali sono le posizioni e come farle, parliamo di accessori utili. La lingerie. Per tale pratica, tutto ciò che è trasparente accentuerà l'eccitazione. Quindi, se lei non ce l'ha, falle un regalo e non essere tirchio. Come lubrificante te ne consiglio uno a base d'acqua, magari aromatizzato, così le tette della tua ragazza sapranno di fragole. Per chi invece si sente veramente pro, consiglio i body paints da mangiare. Ho scelto tre gusti: cioccolato fondente, cioccolato al latte e alle fragole. Con l'utilizzo di un pennellino tutto sarà più semplice, o meglio, lo spero. E se ti va, potrai disegnare qualsiasi cosa sulle tette della tua ragazza, simboli pagani, Pikachu e quant'altro. Lingerie, lubrificanti e questi li trovate nel sito di Sexy Follie, link in descrizione. Adesso che hai tutto il necessario, il tuo coso è sugli attenti e lei te le ha uscite, ecco tre posizioni da mettere in atto. Puoi sceglierle tirando un dado oppure chiedendo alla tua lei a quale minuto stoppare questo video. La prima posizione, lui a sedere o leggermente indietro e lei in ginocchio. Tu posizionati sul bordo del letto a gambe larghe, mentre lei si posizionerà in mezzo alle tue gambe in ginocchio, avvolgendo il tuo affare con il seno come se fosse un hot dog. In questa posizione, se la misura è idonea e lei non soffre di cervicale, potrebbe utilizzare anche la bocca. Lei sdraiata e lui sopra. Questa è la vostra seconda alternativa. A questo punto puoi starle a cavalcioni oppure starle sopra come quando avete un rapporto. A questo punto, con il coso in mezzo alle tette, potrai iniziare a fare su e giù, come se fosse una qualsiasi apertura. Facile, no? Lui in piedi e lei in ginocchio. Se l'altezza ve lo concede, questa posizione vi donerà un sacco di soddisfazioni. Ma mi raccomando, ricordatevi sempre di trovare un appoggio adatto per lui, che starà in piedi per un bel po'.
Una cosa che tutti gli uomini sanno e che non dicono mai è che durante questa posizione non sanno mai dove mettere le mani. Quindi ragazze, siate sensibili. Gran finale. Ovviamente tutto quello che ti ho detto all'inizio del video sul venirle in faccia senza chiederlo vale qualora ci sia molto affiatamento nella coppia. La spagnola si presta a innumerevoli schizzi improvvisi e proprio per questo motivo è sempre bene parlarne prima. Personalmente credo che una ragazza, nel momento in cui sceglie di divertirsi con un uomo, dovrebbe accettare tutte le fasi del suo piacere. Poi io, de gustibus. Anzi, affronteremo l'argomento Ejaculation Etiquette in un prossimo video. Questo è il metodo con cui supportare il canale e quello che faccio. Qua troverai moltissimi contenuti interessanti e tante altre cose belle. Inoltre, potrai parlare direttamente con me. Di quello che vuoi, senza tabù. A questo punto ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 con un nuovo video. Ciao!